Allora, tanto siamo stanchi, quindi io la farò breve perché abbiamo ascoltato tantissimi input, tra l'altro anche molto interessanti, e credo ci permettano anche di avanzare. Chiaro che non mi sottraggo neanch'io ai ringraziamenti, partendo da quelli, diciamo, di casa, alla Manu, ad Antonio, a tutti i dirigenti anche del Comitato WISP di Napoli e del regionale campano, e così come a tutti chiaramente i relatori e i co-organizzatori di questo ulteriore evento sulle tematiche, diciamo, del linguaggio, le discriminazioni e quant'altro. Cinque cose, le metto subito in fila così vado secco e ci evitiamo. E prendo in prestito un po' un passaggio che ha fatto stamattina il sindaco, che credo sia interessante per contestualizzare anche questo ulteriore appuntamento che stiamo vivendo sui temi. E perché secondo me questo è un contesto, anche per quello che diceva Antonello prima, bisogna stare attenti a capire quanto il terreno dei diritti oggi rischia di essere minato, di essere tra virgolette sotto attacco, cioè non abbiamo noi soltanto davanti gli elementi di criticità culturale, gli utilizzi di linguaggi, i problemi di discriminazione, di omofobia, di transfobia e quant'altro. Bisogna anche capire dentro questo contesto il valore, secondo me, anche più ampio, più forte, di momenti come questi, perché faccio semplicemente riferimento a ciò che è accaduto nel Congresso Mondiale delle Famiglie per capire, diciamo, sui temi delle pari opportunità, delle parità di genere, quello che può tranquillamente girare, al di là, diciamo, delle questioni di posizionamento politico, ma parlo soprattutto di temi appunto culturali e di quella che è stata la conquista, diciamo, dei diritti, delle tutele, alle quali un'organizzazione dello sport per tutte e per tutti come la WISP non si può assolutamente, come dire, sottrarre sotto questo aspetto. E quindi il tema della libertà c'è tutto. Seconda questione. Tema dei linguaggi. È evidente che anche un'associazione come la nostra ha, diciamo, il dovere di assumersi una responsabilità. Ne stiamo parlando di recente, noi, lo dico francamente, abbiamo fatto fatica per lungo tempo a ragionare di formazione nel rapporto, parlo, diciamo, dal punto di vista sistemico, come organizzazione nazionale, poi su livelli locali, diciamo, alcune esperienze a macchia di leopardo ci sono state, ma dal punto di vista dell'educazione al linguaggio, diciamo, corretto e a un linguaggio come sui temi che stiamo trattando, appunto di parità di genere o di situazioni e temi che riguardano le persone LGBT, e noi su questo abbiamo, diciamo, un ritardo assolutamente da recuperare nel rapporto con l'associazionismo sportivo di base, soprattutto con le figure degli allenatori, dei dirigenti e con, diciamo, un nuovo rapporto che deve essere aperto con i genitori, e io aggiungerei proprio la genitorialità del rapporto, diciamo, con i figli, con anche i percorsi di emancipazione degli stessi. Io qui faccio sempre un esempio, io parto sempre da me, parto da mio figlio, e a mio figlio dico: la prima cosa che tu devi imparare, a proposito di quella che era la teoria della cortesia o della gentilezza, la prima cosa che devi imparare di fronte ad un no da parte di una donna, di una ragazza, tu devi imparare a sorridere, perché quel no appartiene alla sfera di libertà ed è un diritto di quella donna, e tu comunque con questo, diciamo, devi imparare a convivere. Quindi riaffermare quotidianamente, partendo da noi stessi, un contesto che è legato appunto alla condanna dello stigma, degli stereotipi, dei pregiudizi. Questa è una cosa che noi cominceremo a fare da settembre di quest'anno, perché partiamo con dovremmo, siamo addirittura d'arrivo, diciamo, con i moduli formativi e via dicendo, lo stiamo già facendo adesso sul piano delle unità didattiche di base sulle politiche in generale. A Manu su questo, Manuela Gleiset è particolarmente impegnata, ma lo faremo come azione, diciamo, nazionale, proprio di intervento formativo globale sulle tematiche anche che noi abbiamo trattato anche qui stamattina. Tema dei contesti. Qui c'è una battaglia, secondo me, da fare, perché molto si dice che lo sport è la terza agenzia formativa di questo paese, poco si fa.
È evidente che si fa poco, questo lo dico in termini anche di costruzione di rete, cioè la nostra rete secondo me deve insistere molto su questo, per capire quali sono gli spazi che riusciamo, diciamo, a portarci a casa molto di più rispetto al tema delle agenzie educative. Intanto c'è una forte sperimentazione particolarmente utile e interessante che si sta, secondo me, sta andando anche avanti in altri ambiti. La WISP, per esempio, partecipa nel forum Disuguaglianze e Diversità, che è un'altra sperimentazione sul tema specifico, diciamo lì, delle diseguaglianze. Avrete sicuramente visto la presentazione del 25 marzo con 15 proposte sulla giustizia sociale e quant'altro. Il tema del rapporto tra le organizzazioni di cittadinanza attiva e le centrali della formazione, la conoscenza, la ricerca, io credo che sia la chiave per poter permettere a tutti, quindi non soltanto ai soggetti, diciamo, che quella sperimentazione la vivono, quindi alla nostra rete che abbiamo costruito, ma credo a tutti, di avanzare dal punto di vista, diciamo, delle conquiste di civiltà. Altra questione, c'è un piano culturale. È evidente che lo sport è un'organizzazione sportiva, ha, credo, anche una sfida in più davanti. E io, diciamo, ne ho ascoltate tante stamattina, ne abbiamo anche vissute durante le celebrazioni del nostro 70°. Noi abbiamo recuperato una donna, dandole chiaramente testimonianza e anche spazio nelle nostre, diciamo, celebrazioni, la signora Gina di Milano, perché aveva raccontato all'interno della rubrica di Repubblica, della Concita di Gregorio, parlando proprio della WISP e dicendo: io appena dopo la guerra la prima cosa che ho fatto è uscire di casa e andare a trovare tutte le mie amiche casa per casa, parlando con i loro genitori, dicendo: noi dobbiamo andare a fare sport, bisogna uscire di casa, bisogna riappropriarsi del nostro, appunto, spazio di libertà, di autonomia e di rapporto, diciamo, anche con la ricostruzione morale, civile, diciamo, del paese, e lo vogliamo fare, appunto, da donne, e vogliamo dare il nostro contributo in quanto tale. Partendo da cosa? Partendo dalla pratica sportiva, cioè facendo sport. La WISP è nata in questo modo, è nata da giovani e donne, e quindi io credo che il riferimento tra le cose che dicevo prima e quello che noi possiamo trovare come chiave per poter continuare il nostro lavoro che abbiamo messo in campo siano una, diciamo, ripresa anche da parte nostra, una rideclinazione di quelli che sono i valori costituzionali di questo paese. C'è tanta costituzione che ancora non è diventata sostanziale. Anche su questo tema della parità di retribuzione o del non riconoscimento, diciamo, del professionismo alle donne per quanto riguarda, appunto, lo sport, io credo che debba essere anche ripreso sulla questione molto più generale dell'articolo 37 della Costituzione italiana, che rivendica, appunto, la parità di trattamento a parità di lavoro, che è una delle tante cose di questa, diciamo, Costituzione materiale ancora bellissima, a detta, appunto, dei tanti, ma che invece, ecco, deve secondo me vedere un rinnovato protagonismo delle organizzazioni di cittadinanza attiva in questo nuovo rapporto, appunto, con Atenei, ricerca e con le reti sempre più allargate, per poter riprendere un lavoro da fare in questo paese. Chiudo dicendo che mi ha anticipato un po' Antonello. Noi abbiamo di fronte due questioni, credo. Una, come WISP, cercheremo di farla in una logica progettuale. Probabilmente metteremo in piedi un progetto, perché bisogna educare i ragazzi e le ragazze all'etica della sconfitta, educare la società a un'etica della sconfitta. Quando si perde, la persona che ha perso ha fatto gli stessi sforzi e la stessa preparazione di tutti gli altri. Punto. Questo è un, diciamo, un piano culturale che dobbiamo instillare, e lo dobbiamo, in questo caso noi come WISP cercheremo di farlo, dentro un percorso che sia un vero e proprio progetto e non semplicemente un confronto, quindi trovando un target, passatemi il termine, di persone con cui cominciare a farlo, partner, e quindi magari anche su questo cominceremo a misurarci. Aggiungo all'etica della sconfitta un'epica, come dico anche in altre, un'epica della sconfitta, a proposito di quello che si diceva di Giorgio Bocca,
e via dicendo, perché noi dobbiamo contribuire a invertire la tendenza di una narrazione. E anche qui l'etica della sconfitta va accompagnata da un'epica della sconfitta. Vanno narrati gli sconfitti, dandogli pari dignità, perché quelle sono persone che hanno, diciamo, diritto a considerazioni di uguaglianza. Dicevo l'anticipo di Antonello e chiudo, ringraziando davvero tutti ancora una volta, e per l'ospitalità in particolare dell'Università Partenope. È evidente che questo appuntamento delle Universiadi deve permetterci un salto. Quel decalogo che andremo a costruire, costruito, eccetera, deve diventare davvero un elemento che apre un percorso che abbiamo già vissuto. Sulla Carta dei diritti delle donne bisogna costruire reti internazionali, capire anche di come, magari anche con modalità diverse, non soltanto quelle istituzionali, ma accompagnate anche necessariamente da iniziative che partono dal basso, reti nazionali e internazionali e iniziative specifiche, aggiungo, che abbiano anche poi un'idea, come dire, anche di festa e di attività, e quindi non necessariamente di solo confronto sulle tematiche, perché in questo modo, voglio dire, anche mobilitiamo, no? La cittadinanza, mobilitiamo, diciamo, le persone dal punto di vista locale, nazionale e internazionale. Grazie davvero a tutti.